Sì, prendo spunto da questo testo della scrittura che dice: e vidi salire dalla terra un'altra bestia. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad orare la prima bestia. Opera grandi prodigi fino a far scendere il fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Per mezzo di questi prodigi che le fu concesso di compiere, seduce gli abitanti della terra. Essa fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Questo spettacolo angosciante di una bestia che imprime il suo sigillo e esclude che si possa vendere o comprare. Qual è il nome di questa bestia? Forse qui il libro dell'Apocalisse allude all'impero romano, forse allude in modo generico a ogni dittatura, forse allude a fatto che per compiere affari bisogna avere la tessera di un partito, un segno che si appartiene alla bestia. E dunque ci sono degli esclusi, di quelli che non per colpa, non per demerito, ma perché non recano il marchio della bestia. Ora, questo spettacolo un po' angosciante mi pare che possa darci una allusione al sistema in cui viviamo, quel sistema finanziario, economico, di potere che domina il mondo e che induce gli uomini a compiere assurdità, tutto perché la bestia vuole imporre il suo potere, a fare dei disastri che distruggono il pianeta, a intraprendere delle guerre che sprecano risorse incalcolabili per fare del male, per distruggere quantità di soldi inimmaginabili per uccidere, per rovinare i paesi, per abbattere monumenti storici. La bestia impone il suo sigillo e nessuno può vendere o comprare se non porta il marchio della bestia. Allora, questa visione angosciante del capitolo 13 dell'Apocalisse continua nel capitolo 14, dove si legge: e vidi, ecco l'agnello e insieme a lui 144.000 persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. E si udì una voce che diceva: è caduta Babilonia la grande, quello che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino della sua sfrenata prostituzione. Queste immagini apocalittiche mi suggeriscono di esprimere il mio apprezzamento per quello che oggi qui è stato descritto, documentato come un lavoro in corso, non come un esito conclusivo. Cioè, che cos'è che abbiamo detto noi quest'oggi pomeriggio? Abbiamo detto che noi, voi che siete qui, fate parte di questi 144.000 che rifiutano il sigillo della bestia,
cioè rifiutano quella logica per cui la gente deve essere dominata, sfruttata, utilizzata, per cui il sistema deve badare alla sua sopravvivenza a prescindere dai sacrifici che chiede alla gente. Impone il suo sigillo. Se vuoi essere parte di questo sistema, devi dire di sì al padrone, che si tratti di un dittatore, che si tratti di una logica economica, del finanziamento che ti impone di avere certe garanzie per poter avere il credito di cui hai bisogno, che ti impone di pensare in una certa maniera. Ecco, io voglio rendere omaggio a quelle persone che di fronte a un sistema si mette a servizio di questa potenza indecifrabile e ostile, io voglio rendere omaggio a persone che si alzano in piedi e dicono: no, noi non ci stiamo, noi vogliamo intraprendere vie nuove, noi non vogliamo essere a servizio di una logica antiumana. Noi non abbiamo le risorse che ha la bestia, che domina tutte le nazioni, che compie prodigi strepitosi. Noi abbiamo un piccolo po' di tempo, un piccolo po' di risorse, un piccolo po' di buona volontà in questo sistema enorme. Noi però diciamo: reagiamo, noi non ci stiamo. Noi vogliamo intraprendere una strada nuova, noi vogliamo considerare il denaro, i soldi, non come uno scopo, come se la banca avesse come scopo principale di far soldi con i soldi. Noi vogliamo recuperare l'intenzione originaria degli istituti di credito, che nascono non per mettere da parte soldi, ma almeno, per come capisco io, per fare credito. Noi vogliamo immaginare che quelli che non hanno diritto a vendere o comprare possano essere aiutati a vendere e a comprare quello di cui hanno bisogno. E dunque io non ho altre parole da dire se non questa ammirazione, questo invito a fare popolo, ad essere gente che si sente incoraggiata gli uni dagli altri a poter dire: il sistema sembra invincibile, la bestia sembra dominare in ogni parte della terra, e noi invece, col poco che siamo, con l'intelligenza che il Signore ci ha donato, con la buona volontà, con la capacità di stringere rapporti, di fare rete, di sognare insieme, noi vogliamo dire: no, la bestia non vincerà, è caduta Babilonia la grande. È chiaro che qui farà riferimento al giudizio universale, ma noi comprendiamo che questo giudizio non è alla fine della storia, ma è in questo oggi in cui ciascuno con la sua responsabilità deve dire: ecco, è caduta Babilonia, non starà in piedi per sempre questo sistema ingiusto, questo sistema che arricchisce i ricchi e impoverisce i poveri. E noi, non potendo, non riuscendo, non neanche immaginando una possibilità di una trasformazione improvvisa e radicale, però ci rendiamo conto che le piccole cose che possiamo fare sono invece un principio di rinnovamento, ci aprono a una speranza, ci permettono di capire che un progetto di umanesimo che valorizza le persone e che le aiuta a ritenere che sia legittimo desiderare di essere felici, ecco, questo progetto non è una favola, perché noi lo possiamo realizzare, poco, tanto, con tante risorse, con poche, però noi lo possiamo realizzare. Ecco, io voglio solo fare il mio tributo di omaggio a queste persone fiere, competenti, generose, che dicono: no, noi non ci stiamo al sistema della bestia, noi siamo invece desiderosi di intraprendere un cammino verso un futuro in cui tutte le persone abbiano
diritto a essere felici.